Salve amici di YouTube e benvenuti nel mio canale LoloTube75. E come sempre vi ricordo, se non vi siete ancora iscritti, di mettere un bel like e iscrivervi al mio canale. Iniziamo subito oggi con la recensione dell'iPhone 13 Pro Max. Eccolo qui, non so se si vede. Fatto l'unboxing della scatola e lo stiamo già testando da un mese quasi, quindi non starò a aprirla facendo vedere il cavetto, le solite cose, perché è già stato usato. Diciamo subito che dopo un mese devo dire che l'iPhone 13 Pro Max è un buon telefono e con delle piccole novità rispetto al 12, ma che fanno la differenza. Quest'anno diciamo che la differenza tra il 13 Pro Max e il 13 normale non c'è, praticamente è lo stesso processore, cambia soltanto la batteria da 3352 mAh, dura circa 30% in più del 13 normale, però come processori e come fotocamera restano sempre le stesse. Il display è da 6,7 pollici, il peso del Pro Max è veramente pesante, 238 grammi. Le dimensioni sono 178,1 x 7,65 mm. Ed ecco qui ragazzi, questo è l'iPhone 13 Pro Max. Fotocamere sono molto più grandi. Ah sì, mi dimenticavo di dirvi che c'è anche la possibilità cinematic mode. Vedete la differenza con l'11 Pro Max, come veramente sono molto molto più grandi. 12 megapixel, vedete, questo è lo schermo. Ah sì, mi sono dimenticato di dirvi che lo schermo, altra novità di quest'anno, è lo schermo a 120 Hz OLED, si vede molto di più fluido, veramente veramente figo. Ecco qui ragazzi, vedete lo schermo, è molto fluido. Attenzione che abbassa la frequenza dello schermo, se non si usa passa da 120 Hz a 60, oppure si adatta in maniera da non essere sempre alla massima capacità. Di memoria vanno da 128 a 1 tera, che io consiglio comunque di prendere le 256 cinematic mode o le foto in RAW, con una bassa memoria non vengono nemmeno abilitate. Ed eccolo qui. Diciamo subito che il peso è considerevole, 238 grammi, il display da 6,7 pollici, dovrebbe durare il 30% più dell'iPhone 12 Pro Max, il processore è un Apple A15 Bionic, la CPU è da 5 core, la carica wireless è da 15 watt, come al solito quest'anno non c'è l'alimentatore in dotazione. Le fotocamere sono da 12 megapixel tutte e tre. Una grande novità di quest'anno è il fatto che c'è la macro. Adesso con ISO 15.2 hanno fatto anche l'opzione che si può direttamente scegliere di abilitare o disabilitare, perché prima andava in automatico. È veramente grande. Pronto l'11 Pro Max, abbastanza simili, cambiano soltanto le fotocamere, se si vede. Queste sono molto più piccole e hanno anche meno luce. Le foto notturne non sono male, però non è ancora il massimo. E la stabilizzazione invece dei video è top. Io questo iPhone lo consiglio a chi deve fare dei filmati per YouTube, invece per chi lo usa ogni giorno si può tenere tranquillamente il 12 Pro Max, che ha le stesse caratteristiche praticamente, e come sempre l'Apple non delude mai. Conclusioni finali: merita cambiare l'iPhone 11 Pro Max per il 13? Io dico proprio di sì. Se invece avete il 12 Pro Max, no, non merita spendere tutti questi soldi per avere praticamente lo stesso telefono. Io direi che non merita il salto di categoria, almeno che non siete degli Apple maniaci e allora volete avere sempre l'ultima novità. E come sempre, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale che manca poco per arrivare a 100 iscritti e poi farò un video speciale. Ci vediamo il prossimo, ciao ragazzi.